Guardate un po', ragazzi, guardate un po'. Un croccante di nocciole, mamma mia. Ma non è la fine del mondo? Ah, scusate, non vi ho ancora dato il benvenuto. Benvenuti nella cucina per tutti. Oggi andremo a preparare questo dolce fantastico, adatto proprio a questo periodo. Siete pronti di vedere come andarla a realizzare? Beh, non ci resta che metterci al lavoro, perché i fornelli ci aspettano. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno: 100 g di nocciole sgusciate, 50 g di zucchero semolato, 8 g di miele d'acacia e qualche gocciolina di limone. Mettiamoci al lavoro. Io ho già acceso il forno a 190 gradi, prendo una placca, vado a mettere le nocciole perché dobbiamo fargli fare la tostatura. Nel frattempo andiamo sui fornelli. Come vedete mi sono preparato un pentolino, vado ad accendere il fuoco, metto lo zucchero, il miele e le gocce di limone. Mischiamo gli ingredienti, cerchiamo di tenere sempre il fuoco basso. Io vi consiglio di tenere a portata di mano un termometro, perché il caramello, una volta che si inizia a sciogliere, dovrà raggiungere la temperatura di 140 gradi e solo allora andremo a inserire le nocciole. Ecco qua, con il fuoco basso e con un po' di pazienza vediamo che si sta venendo a creare il caramello. Cosa serve il succo di limone? Serve fondamentalmente per non far cristallizzare lo zucchero. Una volta che, come vedete, otteniamo il caramello, vi consiglio subito di andare a mettere il termometro, questo perché almeno non sbagliamo sulla temperatura. Come sentite, il termometro suona, quindi vado a togliere la sonda, spengo il timer e vado subito a mettere le nocciole. Continuiamo a mescolare. Ora la temperatura che dovrà raggiungere il caramello insieme alle nocciole sarà di 170 gradi, quindi mi raccomando, facciamo arrivare il nostro croccante non ancora pronto a 170 gradi. Spegniamo il fuoco, la temperatura è arrivata a 170 gradi, prepariamoci la carta da forno così possiamo andare a formare il croccante. Io ne ho fatto poco di croccante, ho preparato una pirofila molto piccola, foderandola con della carta da forno, vado a mettere dentro le nostre nocciole caramellate. Gli diamo un po' di forma e le lasciamo completamente raffreddare. Ecco ragazzi, gli abbiamo dato una forma, così poi le tagliamo una volta fredde e le possiamo poi assaggiare. Il croccante è freddo, quindi lo vado a sformare, lo metto su un bel tagliere e comincio a tagliarlo. Guardate un po', si va ad assaggiare? La prova dell'assaggio, ragazzi, oggi è davvero davvero meritatissima. Vabbè, dico sempre così io in realtà, ma perché? Perché mi piace stimolare tutti quanti voi a preparare questa videoricetta per la vostra famiglia. Andiamo ad assaggiare insieme queste buonissime nocciole. Sì, dai, prendiamo questo bel pezzo, prendiamo, sentiamo, già è bello croccante, sentiamo un po'. Si sente il rumore, buono, buonissimo. Mi raccomando, prima di tagliarlo lasciamolo raffreddare per bene, perché sennò è ancora un pochino morbido. Beh, seguite tutti quanti i passaggi, fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi è venuto questo dolce. Non ci resta che salutarci. Ah, mi raccomando, attivate la campanella così rimanete aggiornati sui video che verranno caricati. Da Chef Fabio e da questo ottimo croccante di nocciole ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao ciao ragazzi, buon appetito.